back, tutto ciò che piace. New York is back. La grande mela anticipa Parigi e Milano e apre le settimane della moda più importanti al mondo con i grandi stilisti e con il ritorno, dopo 4 anni, di Thom Browne, lo stilista americano che ha rivoluzionato il menswear. Lo sfavillio di star al Met Gala, appuntamento imperdibile, caleidoscopio planetario di star e stravaganza. Tutti alla corte della regina di Vogue America, Anna Wintour. Voci del quotidiano, artisti, giornalisti, scrittori raccontano il tempo delle donne nell'appuntamento del Corriere della Sera, ideato da Barbara Stefanelli, quando la forza al femminile non è solo di sentimenti. La riscoperta della natura, del contatto con il mare nel Salone Nautico di Genova, trionfo del Made in Italy. Le barche più belle, innovative ed ecologiche in una passerella che fa sognare. Una parata di star come non se ne vedeva da tempo. Un tappeto rosso capace di far impallidire, stingere, sbiadire, sbaragliare qualunque concorrenza. Dopo lo stop forzato causa pandemia, ritorna a New York, in presenza, l'evento più mondano e fotografato dell'anno, il più glamour e il più atteso, il Met Gala. Serata charity di raccolta fondi a favore dell'ala del museo dedicata alla moda e al costume. 300 gli ospiti della giornalista Anna Wintour, storica padrona di casa. $35,000 il biglietto d'ingresso, ma chi si è fermato a cena ne ha sborsati 10 volte di più. Un tema, l'identità americana e l'orgoglio USA, in un settembre difficile che ricorda il ventennale dell'attacco alle Torri Gemelle. E la moda diviene così manifesto estetico, ma anche politico, tra mise sorprendenti, esagerate, a volte scomodissime, indossate dalle stelle del cinema, della musica, anche del congresso, come testimonia l'abito candido con scritta rossa «Tassate i ricchi», scelto d'Alexandria Ocasio-Cortez, icona liberal della sinistra americana. New York riapre finalmente la sua Fashion Week con le collezioni di Prêt-à-Porter dedicate alla prossima estate. E c'è emozione tra i designer nel riappropriarsi della scena dal vivo, come racconta Michael Kors, tra i grandi protagonisti della rassegna americana, profondamente innamorato di New York, la città che accolse la sua famiglia e che da sempre è fonte e ispirazione della sua moda confortevole, chic, sportiva e inclusiva. Nel più famoso ristorante di Central Park, il polmone verde della città, con accompagnamento di musica dal vivo, sfila al romanticismo moderno degli abiti di Kors, semplificati nelle linee, belli e rilassanti nelle forme e nei colori. Un inconfondibile tocco glamour testimone del desiderio di ritornare presto alla normalità. Il rosa per contrastare il periodo opaco e per guardare al futuro, nel giorno che precede il ventennale dell'11 settembre. A quel tempo non sapevo come la vita sarebbe andata avanti. Penso che New York sia una città davvero resiliente, proprio come è resiliente l'essere umano. Perciò, 20 anni dopo, sono così orgoglioso di vedere che New York è tornata. Si ispira a Claire McCardell, stilista statunitense che ai primi del Novecento inventò il caratteristico stile sportivo americano Tory Burch, bionda designer amata dalle signore uptown come dalle più bohème ragazze downtown. E proprio nel cuore dello storico quartiere Soho, in Mercer Street, dove ha da poco aperto la sua nuova boutique, sfila Tory, nel segno di quell'eredità stilistica espressa da abiti versatili, funzionali, in una combinazione sempre sorprendente di eleganza casual e di impeccabile chic e colori gioiosi, come sanno fare benissimo in America. E ritorna sulle passerelle newyorkesi anche Moschino, con l'effervescenza tipica del direttore creativo Jeremy Scott, saldata alla creatività che rese indimenticabile il fondatore, Franco. E a Bryant Park, nel centro della città, sfilano i completi dalle linee corte, mini giacche e bustier, maniche a sbuffo e stampi a colori pastello. Dopo 4 anni di assenza, torna Thom Browne a sfilare alla New York Fashion Week, anche come segno di amore nei riguardi del suo partner Andrew Bolton, curatore della mostra sull'identità americana al Metropolitan Museum.
Ed è subito racconto e suggestione per una collezione uomo-donna che mette in luce la mano sartoriale, le atmosfere fantasy e poetiche, la passione per l'uniforme, il grigio come modello estetico, la sorpresa di modelli trasformati in arbusti e statue. Tra grandiosità, commozione e stupore, la moda a New York è tornata. New York is back. Anni, 8 edizioni per raccontare il tempo delle donne, il tempo che stanno vivendo, quello che costruiranno. Un luogo, la Triennale di Milano, teatro di incontri, parole, emozioni. Un appuntamento, ormai tradizione, ideato dal vice direttore del Corriere della Sera, Barbara Stefanelli. L'idea di quest'anno era quella di smontare questo binomio sostantivo-aggettivo forza virile e di aprirlo a tante linee di forza. Le abbiamo viste passare qui, qualcuno ha parlato di forza della vulnerabilità, forza della leggerezza, del saper ridere di sé anche nei momenti più critici, qualcuno ha parlato di forza della trasformazione, forza trasformativa, del lasciarsi andare, dell'accettare le cose che avvengono dentro e fuori di noi. Parole che hanno ridisegnato i contorni dell'universo maschile e femminile, abbracciando pensieri, sorrisi e sfumature. Io tipo penso che la risposta non sia in avanti ma indietro, capito? Non stia nell'aggiungere ma nel togliere, non stia nella parola ma nel silenzio, non stia nel parlare ma nell'ascolto. La forza me la dà la squadra, io so lavorare solo in squadra, piccola, grande, rissosa, non rissosa, e questo mi ha dato sempre molta forza, perché anche quando tu sei un po' depressa c'è sempre qualcuno che invece per ragioni sue tira ad essere più ottimista. La cosa che a me dà forza sono le idee. Io sono drogata di idee, perché le idee nuove hanno un fascino e, diciamo, la possibilità di andare oltre quello che è il consolidato. Grazie a tutte le negazioni, grazie a tutto quello che mi hanno vietato di fare, grazie all'autostima che mi sono dovuta creare da sola, ho trovato la forza interiore per fare quello che sto facendo oggi, perché era sempre: ma cosa vai a fare? E poi la forza, unica generatrice delle donne, letta da un occhio maschile attento. La donna dona la vita in tutti i modi in cui la vita può essere donata, concependo un figlio, dandolo alla luce, nutrendolo, prendendosene cura. Due settimane di incontri, anche in streaming, che tratteggiano l'immagine di una donna che acquisisce una nuova forza, in cui sentimenti, volontà e determinazione si fondono con un'importante consapevolezza fisica. Certe cose sono avvenute in buona fede. Non sono avvenute perché semplicemente non eravamo coscienti, in primis anche le donne. Di non usare sufficientemente la nostra voce, di non mettere in discussione certi canoni che ci venivano proposti. Un percorso forse accelerato dagli ultimi 2 anni di pandemia, ma che guarda lontano. Con il desiderio di creare dei nessi tra le persone, creare dei nessi tra le varie parti della vita, quella professionale e quella personale, con il desiderio di ricominciare appunto con un altro genere di forza. Una sensazione di vitalità declinata in sicurezza. Questa è l'emozione che trasmette una camminata fra i più di 1000 prodigi di tecnica e design del 61esimo Salone Nautico di Genova, in cui si triangolano passione per il mare, lusso e sostenibilità. La nautica è diventata in epoca pandemica un fattore di valore molto importante. Prima forse era considerata un po' come un settore di lusso, oggi è stata scoperta come settore di libertà, dove vivere le proprie passioni, la propria vita familiare senza restrizioni e senza costrizioni. Una parata di star galleggianti, fra le quali primeggiano le ammiraglie. L'orgoglio del cantiere San Lorenzo, 37 metri e 95 centimetri di eleganza e tecnologia, 4 ponti, ispirazione anni 30.
l'eccellenza assoluta della vela nella Momi, pensata per attraversare i mari dei Caraibi, da cui riprende il colore in una tonalità sorprendente. Il gommone di 18 metri dei cantieri Magazzù, in cui design e vicinanza all'acqua lasciano immaginare il piacere misto a salsedine di una giornata in mare. Il nostro è il paese delle eccellenze. I primi tre cantieri al mondo sono italiani. La sostenibilità sta diventando un fattore estremamente importante, perché ovviamente il mare è la nostra piattaforma. Senza il mare e senza il rispetto per il mare non avremo la risorsa fondamentale per poter fare nautica da diporto. Nell'entusiasmo del salone, che l'anno prossimo ospiterà 200 posti barca in più, tanta attenzione per l'ambiente. Prima assoluta, firmata Suzuki, del motore che raccoglie la microplastica dal mare, con un sistema che, mentre filtra, trattiene. Le maniglie, che oltre a regalare giochi luminosi colorati, igienizzano le mani al contatto con l'emissione di ioni d'argento. E poi lo yacht in alluminio ibrido. Due motori tradizionali affiancati da due elettrici, per una navigazione super ecologica. Una storia imprenditoriale italiana unica. Tutto inizia dalla genialità di Paolo Vitelli, uno studente che nel 1969 sapeva immaginare il futuro. Da un noleggio di barche ha costruito il primo cantiere di grandi yacht al mondo, Azimut Benetti. Consegna al mare gioielli di classe, tecnologia e sostenibilità, dai 42 piedi a più di 100 metri. Una tradizione passata nelle mani della figlia Giovanna, che in una nuova consapevolezza regalata dalla pandemia ridisegna il concetto di yacht. Grandissima spaziosità, quindi apertura verso il mare, vetrate enormi, congiunzione tra interni e esterni, un modo, un ritorno a vivere il luogo in cui la barca si trova in modo autentico, quindi il mare, la natura, la luce, lo spazio circostante. Un cantiere storico che ha sempre giocato d'anticipo. Primo nella creazione di nuove soluzioni stilistiche, come le finestre a scafo che si affacciano sul mare, primo a contaminare il design di settore, con un concetto di stile ispirato alla casa, ma soprattutto un cantiere che investe da più di 10 anni in costose tecnologie ecosostenibili. Barche progettate con parti in carbonio per alleggerire il peso e ridurre i consumi anche del 40%. E un nuovo primato in arrivo. L'anno prossimo lanceremo col marchio Benetti un 37 metri che per il momento in cui uscirà sarà la barca più green esistente al mondo, quindi con le minori emissioni esistente al mondo. Un appuntamento con il mare e con la vela tornato in tutto il suo fascino. La Maxi Yacht Rolex Cup ha solcato le acque dell'estremo nord della Sardegna in una 6 giorni di gare che ha coinvolto i migliori skipper e i migliori equipaggi, impegnati sulle barche più tecnologiche e veloci del mondo. Una flotta di 44 imbarcazioni con una lunghezza minima di 18 metri si è confrontata sulle acque tradizionalmente impegnative dell'arcipelago della Maddalena in un percorso costiero. Più di 60 anni di rapporto stretto fra il mondo della vela e il marchio di orologi svizzero. 15 appuntamenti internazionali e un legame con il mare, oggi ancora più forte, nel segno della ricerca scientifica e della tutela ambientale, grazie al sostegno di due associazioni. One Ocean Foundation e Man Cub lavorano in parallelo in Italia, prendendosi cura di zone importanti per la presenza dei cetacei. Da una parte la Liguria, dall'altra l'isola di Caprera. Mari che in entrambi i casi custodiscono nelle loro profondità canyon attraversati da correnti ricche di nutrienti preziosi per i grandi mammiferi marini, fondamentali per l'ecosistema di tutto il Mediterraneo. La regata si è conclusa, dopo giornate di bordi e virate molto faticose, con condizioni meteo instabili, decretando 3 vincitori. Un'imbarcazione per ogni divisione, Super Maxi, Maxi e Mini Maxi. Un trionfo di coppe che ha il sapore dello sport e della natura riconquistata. Hey, hey, hey.
La coda lunga di un'estate densa di adrenalina sportiva. Dalla trionfale vittoria agli europei di calcio alla pioggia di medaglie fra Olimpiadi e Paralimpiadi. Il Festival dello Sport, in programma dal 7 al 10 ottobre a Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, farà rivivere vittorie ancora fresche nella memoria e regalerà nuove emozioni con l'incredibile passerella di campioni che animeranno la città, fra talk ed eventi live. Questa volta, lo possiamo dire con orgoglio, i campioni siamo noi, nel senso noi italiani siamo i campioni, e per cui è giusto che questo festival venga dedicato in gran parte agli sportivi italiani. Marcel Jacobs, 2 ori alle ultime Olimpiadi, Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto, Bebe Vio, oro nel fioretto a Tokyo. E poi vere e proprie icone dello sport italiano: Yuri Checchi, Marcello Lippi, Arrigo Sacchi, Alberto Tomba, Deborah Compagnoni. Alla presentazione dell'evento, che si è tenuta a Milano, anche il presidente di RCS Media Group, Urbano Cairo. Talmente bello, talmente ricco, talmente tanti momenti emozionanti, stupendi, con personaggi incredibili, che io arrivo lì e veramente mi perdo, ed è bellissimo. Quindi insomma, ritornare a Trento con il festival in presenza, pur con tutto il rispetto delle norme eccetera eccetera, sarà una cosa bellissima. Il Festival dello Sport, battezzato quest'anno L'Attimo Vincente, proprio per celebrare il momento magico che sta vivendo il mondo sportivo, non ultime le incredibili imprese della pallavolo femminile e maschile, campioni d'Europa, torna in un'edizione in presenza, dopo la versione digital 2020 che aveva raggiunto la cifra record di 7 milioni di visualizzazioni in streaming. La forza di Trento, che resterà, come diceva il presidente Cairo, un avvenimento digitale, perché tutto il buono che abbiamo fatto non lo perdiamo, però torna ad essere un evento in presenza, quindi dove sarà possibile vedere i campioni e dove i campioni si raccontano anche con una libertà che non hanno quando hanno davanti un giornalista. Un ritorno al contatto con i tifosi, a quella familiarità contagiata dalla gioia che solo lo sport riesce a trasformare in energia. Economia, salute, innovazione e sostenibilità. Like, tutto ciò che piace. Ci vediamo tra poco. Tre mondi. La moda interpretata da Rossella Iardini, ex anima creativa di Moschino. L'immagine secondo Nick Cerioni, stylist dei Maneskin e di Achille Lauro. La musica di Marveli, DJ, ballerino e producer. Una sustainable collection sui linguaggi contemporanei, tradotta in accessori, dagli stivali alle borse, firmati da 3 artisti e dal consorzio Cuoio di Toscana. È stata presentata ieri alla Milano Fashion Week, con un video speciale e un occhio attento all'ambiente. Le nostre concerie utilizzano tanto uno scarto dell'industria alimentare, le pelli vengono portate nelle nostre concerie e conciate con un concia lenta in vasca con tannini naturali vegetali. Quindi siamo totalmente sostenibili proprio perché utilizziamo questo tipo di materiale per conciare le nostre pelli. Creatività, colori e materie prime dell'eccellenza made in Italy per vestire con personalità la prossima primavera estate. Ancora mare, vento e competizione. Estremo sud della Sardegna, nel paradiso delle acque di Villa Simius, il terzo campionato del mondo GC32. È una barca per me fantastica, è molto dinamica, si interagisce moltissimo nel regolare la barca, stabilizzare il foil, e quindi c'è tantissimo input personale che noi possiamo dare per andare sempre più veloce. Un catamarano aliscafo costruito in fibra di carbonio, capace di volare sull'acqua fino a 40 nodi. Un concentrato di tecnologia gestito dai migliori equipaggi al mondo. Ti potrebbe aiutare nella preparazione di un'eventuale campagna di Coppa America.
quindi abbiamo il team Alinghi qui che speriamo entri la prossima America's Cup. Un sogno accarezzato qualche mese fa da Luna Rossa, per tutti, il desiderio che diventi finalmente realtà, fra le immagini del trionfo del Red Bull Sailing Team che ha alzato la Coppa del Mondo del GC32. Monferrato, Langhe e Roero si mostrano in tutta la loro poesia, attraversati da filari ordinati, colorati da sfumature che cambiano di stagione in stagione. All'orizzonte, le Alpi. Siamo nel territorio di produzione dell'asti di OCG, a denominazione di origine controllata e garantita. Un terreno difficile, capace di regalare frutti preziosi come quelli in arrivo quest'anno, in cambio di dedizione e duro lavoro. Sarà una vendemmia positiva anche dal punto di vista qualitativo, in quanto le aziende che stanno conferendo in questi giorni le produzioni presso le cantine di vinificazione stanno tutte registrando dei parametri qualitativi molto alti. Il Consorzio per la tutela dell'asti spumante del Moscato d'Asti di origine controllata e garantita protegge dal 1932 un territorio di 10.000 ettari per 51 comuni. Vigila sulla filiera e sui tentativi di contraffazione della denominazione. Il perché questo prodotto piace è sicuramente dovuto dalla storia. Parliamo di una denominazione che ha quasi 90 anni, quindi un prodotto che ha veramente origini in questo territorio, ha avuto origine in questo territorio nel 1850 su questo territorio si è sviluppato e ha avuto una grande capacità di cavalcare l'onda del mercato mondiale. Milioni di bottiglie prodotte nel 2020 fra asti spumante e moscato d'asti, vendute in tutto il mondo. E un'annata forse ancor più positiva in arrivo per il 2021. Stati Uniti e Russia, i maggiori acquirenti dei vini prodotti da un'uva, il moscato bianco, eccellenza di un territorio patrimonio dell'umanità UNESCO. L'economia italiana si sta riprendendo ben oltre le previsioni. Negli ultimi mesi sia gli ordinativi che la fiducia delle imprese si sono rafforzati, così come l'umore dei consumatori, tanto da far immaginare un rimbalzo record per il nostro PIL nell'anno in corso, come conferma Paolo Federici, Market Head di UBS Global Wealth Management in Italia. Stiamo assistendo ad una risposta molto forte della nostra economia alla crisi. Tra le imprese a cui offriamo consulenza ci sono tante storie di resilienza e di coraggio. Realtà che hanno continuato ad investire in ricerca, in tecnologia, in innovazione per rafforzare la propria competitività. Un approccio che si è dimostrato vincente e che condividiamo. Anche la nostra banca continua a crescere perché continuiamo ad investire. Lo facciamo in Italia e nel mondo con l'obiettivo di essere sempre più vicini alle aziende e agli imprenditori che ogni giorno si affidano a noi su temi di gestione del patrimonio, di crescita aziendale e di passaggio generazionale. Nel momento di massima difficoltà sono emersi più che in passato i valori della qualità e della creatività che caratterizzano il Made in Italy, come conferma Sandro Paniccia, CEO di ICA Group, azienda di Civitanova Marche attiva nella produzione di vernici per il legno, che ha saputo crescere costantemente tanto da superare i 120 milioni di euro di fatturato, con le esportazioni che incidono per il 57%. Coraggio di continuare ad investire anche in momenti difficili come quelli vissuti nel 2020 sta portando buoni frutti. Abbiamo puntato molto sullo sviluppo di prodotti di alta qualità, prestando la massima attenzione all'ambiente e alla salute. Questo ci ha consentito di chiudere i primi 8 mesi del 2021 con vendite in crescita del 43% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tecnologia e sostenibilità sono gli assi portanti della crescita, perché consentono a chi fa business di aumentare la produttività e rispondere a una domanda di mercato sempre più attenta ai temi ambientali, così come a quelli sociali. Investire su questi filoni è indispensabile per continuare a essere competitivi in un mondo in costante evoluzione. L'innovazione tecnologica si sposa con la sostenibilità, in quanto consente di ottenere prodotti sempre più performanti e allo stesso tempo rispettosi dell'ambiente e attenti alla salute delle persone. Per crescere su questi temi occorrono investimenti non solo in tecnologia, ma anche sulle risorse umane. E su questi aspetti registriamo una disponibilità delle banche a condividere sforzi e obiettivi.
Diverse recenti ricerche hanno dimostrato che oggi sono i talenti a scegliere l'azienda in cui lavorare e tocca a noi imprese creare l'ambiente migliore perché ognuno possa trovare le condizioni ideali per esprimere le proprie capacità. Rinnovamento è la parola d'ordine anche in banca. Gli istituti finanziari che stanno emergendo sono quelli capaci di ampliare il proprio raggio di azione, fornendo consulenza qualificata in tutte le fasi decisive della vita aziendale, oltre che di assistere l'imprenditore e la sua famiglia nel proteggere e valorizzare i loro patrimoni. Compiti che richiedono competenze differenti rispetto al passato. È importante avere il coraggio di mettersi in gioco ogni giorno, anche nei periodi più difficili, dialogando con i clienti per fornire risposte sempre più adeguate. Noi stabiliamo un rapporto di partnership con le imprese e i nostri clienti, basato su obiettivi condivisi, così da poter crescere insieme e contribuire alla crescita del paese. L'Italia è ricca di eccellenze e di imprenditori coraggiosi e noi siamo orgogliosi di poterci confrontare quotidianamente con aziende che hanno un DNA simile al nostro. Imprenditori che guardano al futuro con fiducia, desiderosi di crescere, spingendo su innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità. Tutti elementi chiave anche della nostra strategia. Moda, design, tendenze e lifestyle. Like, tutto ciò che piace. Vi dà appuntamento alla settimana prossima.